Per 14 lunghi anni, il più ambito dei record ciclistici, quello dell'ora, portò il nome di Fausto Coppi, il campionissimo. Sembrava un primato inattaccabile, quando nello scorso giugno il francese Anquetil riusciva nell'impresa infrangendo il muro dei 46 chilometri. Ma già dai mondiali di Copenaghen si leva sul francese la minaccia di un nuovo fuoriclasse italiano. Ercole Baldini, vincitore dell'inseguimento dilettanti. Salutato come una rivelazione, Baldini appare già maturo per il grande evento. Il 19 settembre, sulla magica pista del Vigorelli, il dilettante italiano si lancia alla conquista del prestigioso record. Impeccabile nello stile, compostissimo. Giro su giro, Baldini si avvicina alla meta. Minuto per minuto, il primato di Anquetil vacilla. I cronometristi stanno per sancire, col loro inappellabile verdetto, la vittoria del nuovo campione, con una misura che rasenta i limiti delle umane possibilità. Chilometri 46 e 393. Campana dell'ultimo giro. In un tripudio di folla esultante, il formidabile atleta termina la tremenda fatica. Il record dell'ora è tornato in Italia. Abitavo anche da ragazzo in campagna, siamo nati in campagna. La mia famiglia erano lavoratori della terra, però mio padre piaceva di avere i figli istruiti e ha cominciato a mandarli a scuola tutti. Infatti sono tutti diplomati. Il più somaro sono io. Qui a Villanova c'era solo l'elementare, quindi a partire dalla terza media e poi le superiori si andava a Forlì, dove c'era lezione sia al mattino che al pomeriggio. E naturalmente il mezzo per andare a scuola era la bicicletta. E durante l'andare e tornare da casa mia a Forlì, spesse volte trovavo dei corridori che erano in allenamento. Alcuni di questi, i più noti, erano Ortelli, Ronconi e Minardi anche negli ultimi anni. Io mi aggregavo a loro, mi mettevo a ruota, loro poi cercavano di staccarmi e naturalmente ce la facevano con facilità a staccarmi, ma mentre con altri ragazzi bastava allungare un po', questo me lo dicevano loro, e i ragazzi li perdevano, io li ho impegnati molto e dopo sentivo che tra di loro dicevano, ma hai visto come va questo ragazzo qui? Ma sai che questo qui è uno che potrebbe correre? Poi dopo qualcuno questa frase me l'ha detto e dice, ma tu, perché non provi a correre? Sa, io ero lì che non mi mancava altro, avevo una voglia amata da tentare di correre in bicicletta. A casa avevo il terreno facile perché mio padre era anche lui appassionato. Ho messo via quelle poche volontà che avevo ad andare a scuola e mi sono dedicato alla bicicletta. Rivivere le imprese che Ercole Baldini, la locomotiva di Forlì, seppe regalare allo sport italiano in 3 anni indimenticabili, equivale a ricordare un periodo bellissimo della storia del ciclismo. Dal leggendario record dell'ora all'oro olimpico di Melbourne, dal Giro d'Italia al Mondiale di Reims, dai titoli ridati su pista agli innumerevoli trionfi nelle prove a cronometro, Baldini fece gridare a tutti i tifosi, è nato il nuovo Coppi.